Bene, grazie per essere qui. E di cosa vi parlo oggi? Vi parlo di un'esperienza. Se qualcuno ha seguito già qualche mia sessione in passato, si ricorderà sicuramente che è da anni che uso WebJobs, è da anni che uso AppService, e li uso in mille modi, diciamo, per fondamentalmente gestire tutti i processi background che in un sistema distribuito sono tanti, soprattutto se è orientato agli eventi, soprattutto se è orientato ai messaggi. E quindi ad una certa di questo percorso si è posto il problema di gestirne anche tutta la parte di continuous integration e continuous deployment in un modo scalabile, ok? Perché chiaramente che cos'è il web job? Adesso lo vedremo, faremo un piccolo recap di che cosa si tratta. Tendenzialmente un'unità di, come si può dire, che esegue un task, magari ben definito, scritto in un dato linguaggio, nel nostro caso scriveremo in C Sharp, ma giusto per fare un esempio, quindi non scriveremo niente di che, e che tendenzialmente può essere associabile al concetto di microservizio di cui parliamo negli ultimi anni, quindi un qualcosa il cui ambito è molto limitato, limitato nel bene, cioè nel senso magari in un sistema messaggi riceve una notifica e ne propaga un'altra, per dire, poi riceve una notifica, fa una piccola elaborazione e fa ancora qualcos'altro da qualche altra parte e così via. Quindi nell'insieme magari generale di un sistema distribuito non è insolito avere, non so, anche centinaia di web jobs, ok? Che poi uno può dire io non ho web jobs, ho le function, ok? Diciamo il concetto è quando si hanno tutte queste piccole unità, diciamo, che svolgono dei task, sono isolate, ad una certa bisogna trovare il modo anche di gestirne la parte di continuous integration e continuous deployment in un modo scalabile. Quindi questa sessione è per questo, è per sfruttare, diciamo, dei trick di DevOps per riuscire a rendere scalabile anche questo processo. Quindi, una parolina ancora su questo mondo. Mi piacerebbe fare la domanda, se fossimo, diciamo, vis-à-vis, quanti di voi lavorano su sistemi distribuiti? Ok? Cosa intendiamo, diciamo, di sistema distribuito? Intendiamo un sistema composto da una serie di attori che fondamentalmente possono lavorare in maniera autonoma, ma con una forte necessità anche di fondamentalmente interagire con altri attori fuori dal proprio contesto. Diciamo, una delle caratteristiche principali è che ogni attore in qualche modo debba essere appunto isolato e autonomo, cioè se falliscono gli altri, questo attore deve in qualche modo farsene una ragione, deve in qualche modo lavorare lo stesso, provarci. Ovvio che se c'è un attore che dice io colleziono le richieste di, che ne so, di gestire un ordine, poi prova a mandarlo al dispatching per evadere quell'ordine, il dispatching non c'è. Perché è down in quel momento, vabbè, vuol dire che l'utente finale non riceverà il suo ordine in quel frangente, comunque non partirà il dispatching. Però ecco la caratteristica è che ogni servizio sia chiaramente isolato e che possa funzionare in autonomia, pur ovviamente avendo bisogno di qualcun altro. Qual è il paragone, secondo me, più bello che si può avere sui sistemi distribuiti nel mondo reale? È esattamente il mondo reale, cioè è esattamente il colloquio tra persone, esattamente il lavoro a cui siamo sottoposti tutti i giorni. Ognuno ha il proprio lavoro, i propri obiettivi, ha bisogno degli altri per raggiungerlo e si interfaccia agli altri nelle stesse modalità, diciamo, virtuose che dovrebbero essere anche quelle di un attore all'interno di un sistema distribuito. Cioè, io ho bisogno di qualcosa, ti scrivo, ti chiedo, tu mi rispondi coi tuoi tempi, io devo saper attendere, devo saper riprovare se tu non mi rispondi e così via. Perché dico queste parole? Per intanto settare un attimo la base su quello che penso sia il concetto di sistemi distribuiti e poi per giustificare anche il fatto che se noi vogliamo un sistema di deployment di piccoli servizi che in qualche modo facciano questo, abbiamo bisogno di un ambiente che in qualche modo sia appunto isolabile, che abbia queste caratteristiche, che non possa soffrire magari del problema che uno di questi servizi stia consumando magari tutte le risorse dell'altro. E quindi nei web job questa cosa può accadere. Quindi chi li avesse già usati sa che se io pubblico due web job nello stesso slot,
nella stessa app, questa cosa chiaramente può accadere. Sono comunque due processi all'interno dello stesso contesto. E quindi vi lascio questo dubbio per quando poi vi farò vedere come crearli e pubblicarli, per anche capire qualche alternativa, qualche strategia. In questa demo noi faremo tutto nello stesso piano app service, nello stesso slot, quindi potrei essere soggetto a questa critica, ma vedremo poi eventualmente come mitigarla. Quindi parliamo di app service e, come dicevo all'inizio, io sono un grande fan, lo sono sempre stato. Ne abbiamo iniziato a parlare nel 2012, mi sembra, qualcosa del genere, o forse addirittura un anno prima, non mi ricordo, però mi ricordo che ero a Redmond e ad una certa un PM ha detto: beh, noi abbiamo risolto questo problema, noi possiamo stare siti in maniera del tutto serverless. Non c'era ancora il termine serverless in PaaS, diciamo, e quindi per anni ho pensato che il PaaS sarebbe stato il futuro un po' del cloud computing. Ora è il presente, non è più il futuro, cioè tutti usano app service, nessuno si pone particolari problemi su quanto sia figo, eccetera, perché lo viene un po' dato per commodity. Una riflessione su quale potrebbe essere il futuro potrebbe essere, diciamo, rendere tutto questo ancora più serverless, ancora meno legato ai parametri fisici di una macchina che oggi è rappresentato appunto da quello che viene chiamato App Service Plan. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Il web job, che cos'è all'interno di questo contesto? È un pezzo di App Service, è una cosa che non è che mi abbia mai fatto impazzire più di tanto. Cioè, web job può essere tranquillamente, dal mio punto di vista, un servizio a sé stante, cioè un servizio per gestire tutto ciò che è worker, tutto ciò che è background. In realtà, per la conformazione di App Service, è una costola di App Service. Per cui, se io voglio creare un web job, non posso dire: nuovo web job, devo per forza creare una web app, per quanto vuota, per quanto senza bisogno di dover pubblicare un'applicazione web sopra, che poi ha anche incidentalmente web job. Tra l'altro, piccola nota di colore, Function è ereditato da tutto questo. Quindi Function non è nient'altro che web job con SDK, web job SDK as a service, e Function on top a tutto questo stack. Quindi se avete una Function, molto probabilmente vi sarete resi conto negli ultimi 3 anni che dietro c'è tutto lo stack di app service, quindi l'URL, tutta la parte web che ne consegue, tutta la parte configuration, eccetera. Cosa che però sta cambiando, eh? Sta cambiando proprio perché i feedback sono quelli insomma, isolare i due mondi. Quindi andiamo a vedere un attimo, in velocità, cosa che probabilmente l'80%, non so, forse un po' meno, forse un po' di più, già saprà fare, ma giusto per allinearvi, web job, deployment, opzioni. Allora, facciamo una banale console application. Web job supporta una serie di, si può dire, linguaggi che adesso vedremo. Io faccio in .NET, quindi job 1, abbiamo 5. Si può anche pubblicare in 6, non c'è ancora, diciamo, insomma, è un qualche cosa che sicuramente cominceremo a fare fra un mesetto in modo più strutturato, anche in produzione, ma al momento tengo 5. Qui faccio un banale job 01, scusi. Hello, adesso un po'. Ok, no, sto eseguendo quello del dry run. No. Perfetto. Ok, ora dobbiamo pubblicare questa cosa. Quindi ci spostiamo su Azure. Oh. E partiamo dal basso, come mi piace sempre fare. Creiamo prima un App Service Plan, che è un qualche cosa che ci permette di eseguire i nostri workload App Service. Per cui in questo caso lo chiamo, non so, WinTool01. Perché un nome del genere? Perché va a identificare che si tratta di una macchina Windows, i web job su Linux non ci sono, che è un pool, cioè che questa macchina in realtà mi può tenere più istanze app service, e 01 perché? Perché spesso in produzione noi abbiamo di più di app service plan, uno magari per gli usi un po' più intensivi, uno magari dedicato a una certa applicazione abbastanza pesante. Si vede ancora tutto? Scusa, chiedo perché abbiamo visto sfarfallare lo stage di produzione. No, no, si vede tutto, vai, vai. Scusate. Ok, quindi posso definire la topologia della macchina sottostante, o della serie di macchine, perché possono essere più di una, chiaramente, per questo pool. In questo caso ci accontentiamo
di questa standard. Ok, e ho creato fondamentalmente al momento una, ma potrebbero essere n in scale out, macchine per gestire i miei workload, che possono essere 100 applicazioni web, di cui una o n possono avere all'interno alcuni web jobs. Per chi non l'avesse mai visto, può essere un po' tricky, quindi recap, app service plan è colei che stiamo pagando, ok? Dentro l'app service plan ci possono essere delle apps, al momento non ce n'è nessuna, e l'app è un'applicazione tendenzialmente web che può avere dei web job. Nel nostro caso il web non avrà proprio niente e avrà solo dei web job. Quindi creiamo adesso la web app, la mettiamo come, non so, doc 1.01, ci piazzerò sopra .NET 5, Windows, Western Europe, sceglierò il piano che ho appena creato prima, il WinPool 01, disabilito tutti i fronzoli che non ho voglia di approfondire e creo questo slot. Cosa mi farà la piattaforma? Creerà un posto dove pubblicare la mia web app, che ripeto non pubblicherò perché vorrò usare la funzione web job. È una cosa, un tema da 10 secondi, 20 secondi, perché poi dietro le quinte c'è tutto un sistema stupendo per cui non c'è molto movement di dati o informazioni, semplicemente macchine già pronte vengono configurate on the fly per rispondere a un carico di lavoro che risiede su uno storage condiviso. Per cui queste cose noi non le vediamo, ve le dico perché come funziona dietro le quinte, ma è per dirvi che, come vedete, questi tempi non diciamo, cozzano un po' con i classici tempi di startup di una macchina virtuale. Perché? Perché è tutto già pronto, è semplicemente configurato nel momento in cui lo vogliamo andare a costruire. Per cui noi potremo già avere l'applicazione up and running. Qui abbiamo i web jobs, al momento non abbiamo neanche uno, quindi quello che vado a fare è un deployment da Visual Studio, così. Banale. Publish, ESO, web jobs, qui seleziono subscription e tutto. Ok, passaggio. Mi sto autenticando nel frattempo nell'altro monitor. Ok. Bene, dai. Questo punto mi farà selezionare una serie di cose, tipo la sottoscrizione, la resource group, una serie di altre date, dai. Muoviti, amico mio. Dietro le quinte cosa sta facendo? Per ogni sottoscrizione, per ogni tenant in cui sono sottoscritto, sta fetchando tutta la lista delle sottoscrizioni, quindi ci sta mettendo tendenzialmente un po'. Se non si muove, passiamo al piano B. Quindi contiamo fino a 5, 1, 2, 4, 5, diamo un'altra chance. Ok, pubblichiamo in un altro modo. Come? Ogni app service ha fondamentalmente un publish profile. In questo publish profile ci sono delle informazioni che ora vi apro nello schermo giusto, eccole qua, su appunto come arrivare a questa applicazione. Quindi ci possiamo arrivare in FTP, ci possiamo arrivare in web deploy. In FTP, per esempio, questo è l'URL e le credenziali sono diverse per ogni istanza di app service che noi andiamo a creare, anche se l'application service plan è la stessa. E Visual Studio avrebbe usato questa, quindi Visual Studio avrebbe usato Web Deploy e avrebbe pubblicato, diciamo, il contenuto all'interno dell'applicazione web. Ora ci avrebbe fatto anche un altro favore, in realtà, se noi andiamo a vedere un po' come funziona l'applicazione, qua, andando a vedermi il file system, questo è il classico. La classica folder, diciamo, di pubblicazione web, dove c'è un www root e dove possono mettere le mie pagine HTML e i miei contenuti dinamici. Il web job segue una strana
logica, cioè viene pubblicato all'interno della root dell'applicazione sotto una folder che si chiama app underscore data, che storicamente erano quelle folder di ASP.NET dove si mettevano delle robe stateful, cioè dove si mettevano, non so, un file di database embedded, piuttosto che una di quelle cose da non toccare nelle ripubblicazioni, cioè da preservare in ripubblicazioni successive. Lì sotto c'è un ulteriore folder che è jobs e un ulteriore folder che è continuous e triggered. I due tipologie sono tendenzialmente job che si possono triggerare con uno schedule e job che invece girano in continuo e che devono girare in continuo perché, per esempio, stanno scodando degli eventi. Okay. Quindi, in realtà, diciamo, il wizard o comunque Visual Studio ci avrebbe facilitato nel andare a pubblicare esattamente in quella modalità. Adesso gli ridò un'altra chance. E poi passiamo al piano B. Ok, andata. Quindi response doc 21. Ok. Builda e qui apparirà a brevissimo il file system pubblicato da Visual Studio. Ok, è arrivato. Jobs triggered il nome del job e il job da eseguire. In più mi ha pure messo un paio di cose. Mi ha messo questo run cmd che dice di eseguire la DLL job 01 e il settings.job che al momento è tutto commentato, ma è quel file che mi permette anche di definire una schedulazione, per cui potrei per esempio scommentare questa parte qui. A questo punto lui si autosalva e nella gestione qua dei web job eseguirebbe ogni minuto. Posso eseguire a manina, posso vederne i log in un'applicazione dedicata che è sotto il sito Site Control Manager, che sarebbe l'istanza Kudu, che è una specie di container engine, non come Docker, però diciamo che containerizza un po' l'applicazione corrente e mi mette a disposizione appunto questa piccola web app dove ci sono tutti i web job e tutte le loro esecuzioni, molto figo perché in questo caso vuol dire che ogni minuto io avrei qua una lista di esecuzioni dove per ognuna ho il mio log. Che non è assolutamente male. E questo è super condensato, detto in 5-10 minuti nel modo più velocemente possibile, un po' il mondo dei web job. Ma ora stacchiamoci, ora andiamo sul focus preciso della sessione, cioè il fatto di deployare sta roba in un modo scalabile, cioè senza dover passare da Visual Studio e facendo in modo che sia legato ai check-in, ai commit, queste cose qua. Sto temporeggiando qualche secondo per farvi vedere se effettivamente la schedulazione funziona. Esatto, funziona. Eccolo qui. Ogni minuto eseguirà sta roba. Adesso butto via tutto, quindi faccio così, visto che sono già qua. Molto facile. Enable, ci riprovo. Ok, no. Probabilmente sta eseguendo, se vogliamo. Togliamo lui. Ok, questo gli è piaciuto? Va bene. Ho tolto il job e quindi di conseguenza anche qui non dovrebbe esserci più niente. Perfetto. Ora, quindi abbiamo visto come deployare Visual Studio, abbiamo visto che c'è un publish profile che in realtà è esponente endpoint FTP e quindi potremmo andarci in FTP perché insisto su questo FTP. Non perché sia un fan, è una roba vecchia di 30 anni, ma perché effettivamente, poi lo vedremo appena dopo, per fare deployment in modo scalabile l'FTP è una chiave. È una chiave perché? Perché ci sono una serie di trick che vedremo nella prossima demo che, diciamo, ci remano un po' contro se vogliamo deployare tanti web job all'interno della stessa applicazione in modo scalabile, effettivamente gli strumenti standard ci vanno un po' contro, per cui l'FTP sarà il nostro coniglio dal cappello che ci salverà un po', ovviamente in un sistema gestito, quindi cioè, diciamo in un approccio fatto abbastanza bene senza venire a strani compromessi. Ci siamo resi conto che non possiamo chiaramente pubblicare un web job alla volta ogni volta che lo modifichiamo e che dobbiamo avere un approccio strutturato. E spero che molti di voi, se non tutti, già usino DevOps, GitHub o qualche cosa per automatizzare queste operazioni.
In questo caso vediamo una pipeline DevOps, diciamo, alla vecchia maniera. Quindi lo faccio più che altro per chi non dovesse mai aver mai visto DevOps o comunque creare una pipeline nell'ambiente grafico, per poi dopo fare tutto il YAML come da promessa di sessione. Torniamo qui. Ok, questo è il dry run, creiamo una pipeline. Su DevOps si potrebbe parlare per una settimana, per cui purtroppo non mi posso dilungare più di tanto. Qui siamo all'interno di un'organizzazione, dentro un progetto, nelle pipeline. Qui avete visto ci sono alcune pipeline che sono quelle di ieri del dry run, adesso ne creiamo una nuova. La creiamo con questo classic editor che è un qualche cosa di tendenzialmente deprecato, cioè nel senso tendenzialmente il meccanismo che si vuole spingere è quello puramente YAML-based, però noi lo facciamo lo stesso. Da dove prendiamo il codice? Allora, voi mi avete visto creare un job 1 che però non ho checkinato, non ho committato da nessuna parte. Ok, in realtà quella roba è più o meno uguale. Già qui su GitHub ce ne sono due: c'è un amazing job che, come vedete, fa solo ciao, sono un amazing job, e c'è un incredible job che fa ciao, sono un incredible job. Quindi userei questi due, tanto di per sé il job che vado a deployare è veramente banale. Quindi vado a dire che si prende le cose da GitHub, che si prende il mio report del 21 e che partiamo from scratch, empty. Lo chiamiamo publish the amazing, questo job, diciamo che Ubuntu va più che bene. Qui, questo è, vabbè, lasciamo così, chi se ne frega del nome, e faccio fondamentalmente due cose. Di fare tutti i passaggi frega il giusto, faccio direttamente una publish che si porta dietro restore build and publish, quindi creazione già delle, come si può dire, degli artifact che servono poi per eseguire il tutto. Poi non voglio pubblicare un web project, non voglio zippare niente di tutto questo, non voglio aggiungere altri nomi, eccetera. Voglio specificare un path, il path lo prendo, ce l'ho anche in locale, ma posso prenderlo da qui. Penso abbastanza serenamente, no. Allora lo prendo in locale. Oh, eccolo. Io le slash perché sarà su Linux, quindi questo è l'applicazione. E gli dico che questo è il progetto che deve buildare. Allora, sugli arguments facciamo una riflessione, ok? Quando buildo sta roba, dovrò poi prendere questo oggetto e piazzarlo in una folder che potrebbe chiamarsi amazing job, ma che non sta qui, starà sotto updata, jobs, triggered, e qui ci sarà la folder con il nome del job. Okay? Per cui quello che potrei fare è dirgli negli argomenti, vabbè, intanto potrebbe esserci una, come si dice, un banale tema di configurazione, cosa tipo. Anche dirgli che ci deve essere un output in una certa folder. Allora, di default si va in una, diciamo, nella folder degli staging, degli artifact, ok? Ma io potrei dirgli di andare in una certa subfolder in modo tale da mappare lo stesso alberatura remota per poi fare una copia uno a uno di una particolare folder. Perché questo? Perché così, in modo idempotente, se non dovesse esistere la struttura di directory sull'applicazione di destinazione, verrebbe creata. Quindi è un trick per evitare di dover avere un task che, non so, possa chiamarsi crea alberatura di directory, ma creandola già qui, poi io copierei la root e si porterebbe dietro tutte le i path figli. Quindi il mio output lo copio da un blocco note, sarà una roba del genere. Quindi questa è una mia folder di, diciamo, di, come si può dire, di comodo. Questo è updata, che conosciamo, jobs e trick. Dire amazing job. Questa è la folder in cui voglio piazzare l'output. Poi cosa voglio fare? Questo publish così, senza il target, diciamo senza il target platform, mi produce la DLL, quindi mi produce una roba portabile. E quindi la DLL è basta, web job non la sa eseguire, ci vorrebbe un entry point. Quindi creiamo un run CMD. Command line, andiamo a creare. Giusto per essere più figo, e qui gli dico: guarda, che devi creare un
Netter, spazio, amazing job con DLL, questa roba deve diventare un run CMD. Basta, serenamente. Magari facciamo. Dove lo devo fare nella stessa folder che stavamo discutendo poc'anzi. Quindi me la vado a prendere qua. Vado a piazzare qui. A questo punto, diciamo, avrò compilato, avrò la DLL, le dipendenze, il run CMD, devo pubblicare. È qui che dicevo che c'è un po' il problema di prima. C'è un task che è l'app service deploy, ma questa roba qui lavora pensando molto alla parte web e quindi pubblica anche, potrebbe pubblicare il web job assolutamente, ma lo pubblicherebbe con delle modalità che sono web deploy, che però su macchine Linux non è supportato, oppure zip deploy, che però ha il problema che va a deployare l'intera applicazione, per cui se io su questa applicazione ho tante folder e tanti web job diversi, ogni pubblicazione andrebbe a fare uno zip deploy che andrebbe a sovrascrivere l'intera pubblicazione. Quindi questo task, per quanto sarebbe molto bello usarlo, e in Windows funziona perché se in Windows io posso andare a dire che il deployment method è web deploy, e web deploy va effettivamente solo a chirurgicamente pubblicare i file che servono. Tuttavia, in Linux questa opzione non c'è, e allora cosa mi rimane da fare? Mi rimane da lasciar perdere e usare un approccio old school, che è quello di un banalissimo FTP upload. L'FTP upload dice dammi una service connection, che adesso andiamo a creare, dammi dei path, eccetera, e poi io ti pubblico esattamente in quel path. Avevamo detto, che avevamo anche aperto velocemente qui, che esiste appunto un endpoint FTP. Ora me lo sposto su un altro schermo e andiamo a definire questa service connection, che è un oggetto che possiamo definire all'interno proprio di DevOps. Qui dico che c'è un endpoint generico che ha come URL, adesso non sto copiando, lo schermo, lo username, anche questo lo copio, che è la password, lo chiamiamo doc21 FTP, e lo salvo come service connection. A questo punto torno di là, seleziono la service connection, bene, e a questo punto gli devo dire qual è la root folder che voglio pubblicare ed era, andiamocela a prendere questa. Cosa pubblico tutto? Perfetto. E dove la vado a pubblicare? Allora, io qui non lo vediamo. Ma se io già vado, via tu pazienza un attimo, io già vado qua, andiamo alla console, ecco. Già vedo che diciamo, il root è in realtà. Quindi qui quando mi collego in FTP io mi sto collegando qua. Quindi devo specificare anche site e www.root. Quindi dirò root. Questo è un po' quello che serve. No, non cancellare niente. No, preserva i file path e accetta questa cosa qua. Che spesso il certificato non è, cioè, non dico che è self-sign, ma ha qualche problemino. Adesso non ricordo che tipo di problemini, però dovrebbe essere tutto. Ora salviamo, accodiamo e vediamo se va. Ora è il primo colpo, però vediamo. Per chi non avesse mai visto funzionare DevOps, adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che un agente viene chiesto all'ambiente, un agente è una macchina che esegue, deve eseguire delle opzioni, delle cose, dei task che ho fatto. Quando la macchina è pronta, si scarica la definizione di pipeline che ho costruito e dice devi fare tutti questi task. Perfetto, dinamicamente si scarica le cose da fare, inizia a farle, in questo caso sta clonando il Git repo, ha iniziato il build dell'applicazione che si trova lì, ha creato il run CMD e adesso ha fatto anche l'upload. È andato tutto al primo colpo? Wow, perfetto. È andato tutto al primo colpo. Molto bene. Il settings.job qui non è ogni minuto, ma è ogni ora. Vabbè, il run CMD mi sembra corretto e quindi in teoria, qui nei web jobs, dovrebbe esserci il nostro job.
E l'abbiamo pubblicato con DevOps, ok? Facile, facile. Bene, ora dovremmo, cioè questa modalità è semplice, cioè user friendly, e vi dico, non nego, ammetto che tuttora la uso quando voglio velocemente prototipare una serie di pipeline, perché il drag and drop e il fatto di avere tutte le opzioni scritte lì e con, diciamo, la facilità di una graphical user interface è chiaramente una bella tentazione. Tuttavia, lo YAML è ciò che poi ci fa effettivamente fare il passo, cioè ci fa scalare, ci permette anche di legare la costruzione delle nostre pipeline proprio come si dice, al git, al repo, cioè lo YAML è un qualche cosa che possiamo poi versionare insieme al nostro codice. Quindi se noi creiamo la nostra pipeline come testo, con una definizione testuale, che potrebbe sembrare più scomodo, da qualche punto di vista lo è, in realtà abbiamo la flessibilità poi di versionarla in un certo modo e anche di fare dei trick carini che sono un po' il merito di questa sessione, cioè rendere magari, comporre lo YAML in modo gerarchico. Quindi quello che vi faccio vedere adesso è rendiamo YAML questa pipeline senza partire da zero, ma proprio usando la parte grafica, così capite anche quale può essere il trick per affrontare la curva di apprendimento di questo mondo qui. Bene, da dove parto? Allora, mi tengo questa, la edito, prendo un blocco note. Ok. E mi prendo la versione YAML di ognuno di questi task. Uno. Poi li metteremo insieme. E tre. Ho copiato fondamentalmente lo YAML che c'è dietro le quinte a questa interfaccia grafica. Sposto un attimo, poi mi prendo Notepad++ e adesso cerchiamo di creare lo YAML. Ingrandisco un pochettino. Bene, cosa faccio? Allora, c'è una parte iniziale che è una parte che definisce il job e la caratteristica della macchina, fondamentalmente questa parte. Definisce la caratteristica della macchina che sta eseguendo, quindi una roba del genere, un po' grande. Chiaramente, gli dico che in linguaggio lo YAML, quindi lo chiamo build and deploy, ma lo potrei chiamare in qualsiasi altro modo. Uso Ubuntu Latest, o nel caso di prima usavo la 20, va bene lo stesso, e poi ci attacco sotto degli steps. Quindi faccio così. Gli steps sono esattamente quello che mi prendo dall'altro lato. Quindi adesso lo incollo brutalmente, poi lo sistemiamo. Quindi gli steps, dove l'indenting è purtroppo, diciamo, qualcosa da rispettare. Bene, poi ho uno step di script. Poi ho uno step di upload. Penso che. Ok, si veda serenamente sui vostri schermi. E anche qui. Quindi stiamo dicendo, questo è un job che ha vari step. Il primo è publish.net, vado a prendere questo folder, questo progetto e lo vado a pubblicare qui. Questi sono le checkbox tradotte in attributi YAML. Poi faccio questo passaggio di scripting in questo punto che crea il CMD e poi faccio un upload dove, vabbè, questo server endpoint è scritto così, ma perché di fatto la service connection è un qualche cosa che esiste nel mondo DevOps, quindi si può referenziare qua. E cosa vado a pubblicare? Questo. Ok, noi adesso cancelliamo sta roba. Esco, perfetto. Poi qui facciamo una nuova pipeline.
GitHub. Qui. Mentre la facciola sta anche committando sul repo GitHub, quindi la stiamo proprio committando e quindi andiamo a committarla magari nel posto giusto. Quindi andiamo a prendere, mi vado a prendere il path su un altro schermo. Amazing job. Dentro ci incollo quanto abbiamo fatto. Mi sembra che l'indenting vadano tutti bene. Ok, proviamo. Salviamo. Questo è quello che mi verrà pubblicato su GitHub al volo, quindi dico da amazing job demo. Su qua possiamo vedere. Eccola qua, commit da parte di DevOps. Per farlo ovviamente avevo preautorizzato tutto. Qui il nome è un po' sfigatello, per cui lo rinominiamo un secondo. Proviamo a runnarla. Dai. Ok. Vediamo se gli piace. Fu sempre testo, quindi qua entriamo nel magico mondo del testo dove si può sbagliare, dove se mancano 2 punti non funziona niente, dove devi tentare più volte, però dopo un po' di pratica uno diciamo che riesce bene o male a farcela. Ora, mentre lo fa, vi dico dove voglio arrivare, quindi tendenzialmente abbiamo pubblicato questa e ora voglio introdurre il concetto di YAML gerarchico. Quindi il fatto di dire se ne devo pubblicare un altro, cioè se devo pubblicare l'incredible job, che in questo caso è sempre nello stesso posto, ma potrebbe stare in un altro folder, in un altro repo, eccetera, i passaggi sono sempre quelli. Quindi cosa faccio? Faccio copia e incolla 100 volte. Io dove lavoro adesso di job ne avremo un centinaio, dove lavoravo prima ne avevamo altrettanti. Per cui cosa faccio? Ricopio 100 volte lo YAML cambiando i path? Brutto. E allora possiamo applicare i principi della programmazione anche allo YAML. In questo caso, come vedete, i task sono stati gli stessi, semplicemente sono stati descritti dallo YAML invece che dall'interfaccia grafica e qui ha prodotto lo stesso identico risultato. Quindi diciamo che funziona, ok? E adesso lo vogliamo generalizzare. Come facciamo? Lo riprendiamo per i capelli, eccolo qua. Introduciamo del concetto di parametri e parametro può essere proprio il base path, quindi dove andare a trovare il progetto. Ok? E questo base path può essere di tipo stringa. E l'altro parametro può essere il job name, che è pervasivo, perché il job name è questo e questo. Ah, vedete, viene autoflegato, è un po' dappertutto. Quindi questo potrebbe essere il secondo parametro. Job. Con questi parametri supponiamo, adesso sto lavorando con un file di testo, però avendo questi parametri io sto definendo una pipeline che si aspetta dei parametri in input, però supponiamo adesso di averli qui dentro e sostituiamo alcuni pezzi con i parametri. Quindi questa roba qui potrebbe essere il base path. Parameters.base path. Poi c'è altrove? Penso di sì. Vediamo, c'è. Non c'è più da nessun'altra parte. Bene, poi c'è il job name, quindi questo è un job name. E qui ci metto. Anche questo è un job name, anche questo è un job name, anche questo è un job name, anche questo è un job name. Ok, mi sembra che se effettivamente riesco a farmi passare questi parametri, ho generalizzato con base path e job name questa pubblicazione per tutti i job che voglio. Poi potremmo anche spingerci oltre, potremmo anche dire che il server endpoint non è solo uno, ma anche quello un parametro, così parametrizzo anche il dove lo vado a infilare, posso parametrizzare tutto, anche il tipo di compilazione, posso parametrizzare un po' quello che voglio tendenzialmente. Noi ci accontentiamo di parametrizzare sta roba. La vado a piazzare su GitHub. Quindi base job demo YAML. Spero sia ok.
commetto. E a questo punto posso andare nelle pipeline, quindi qua per esempio nel primo, e modificare in modo sostanziale il tutto, cioè dicendo che questa roba estende che cosa? Un template. Template si chiama base job demo YAML e definisco dei parametri. Eccolo qua, un parametro base path. In questo caso di questo qui che si chiama amazing job, il base path l'avevamo visto, era questo. E l'altro parametro è il job name, mi sembra definito. Quindi fate job name, perfetto. Amazing job. Ok, salvo. Hopla. Al volo, al volissimo, posso farne un altro. Quindi un pipeline. GitHub. Qui. Starter. Faccio per l'incredible job. È sempre su quella folder, quindi diciamo va bene, qui ci gli do il giusto path. Lo YAML specifico nel posto giusto. Qui se verranno, se ne frega del nome, visto che il tempo è scaduto. Così i nostri YAML si sono ridotti a essere tre righe di roba in cui definiamo alcuni parametri e tutto quello che vogliamo fare di quel job è definito nel, diciamo, nel base job generico. Quindi già questo, spero che sia già eseguito con la pipeline giusta, esatto, ha eseguito esattamente le stesse cose perché in virtù della sua estensione rispetto al, lo chiamo il padre, diciamo. E questa modalità che nella programmazione oggetti è il classico, ci salva un serie di lavoro sulla parte web job, perché se un bel giorno dovessimo decidere che insieme a pubblicare questi web job vogliamo anche fare un'altra cosa, vogliamo anche prendere l'artifact e storicizzarlo da qualche parte, vorremmo anche copiarlo, che ne so, sullo storage account, vorremmo anche fare una serie di altre cose, non dobbiamo andare a ripescare tutti e 50 gli YAML e cambiare le pipeline, ma le cambiamo nella base, un click, facciamo girare le pipeline e tutti hanno ereditato tutto. In teoria anche l'altro dovrebbe essere a posto e quindi dovrei trovarmi anche l'incredible job qui deployato con tre righe di YAML. Bene, quindi what's next è il mettetelo in pratica, è il una volta che partite così potete riuscire a pubblicare web job a manetta e a integrarli chiaramente nella continuous integration, nella parte di diciamo triggering in base al fatto che committate cose nuove, eccetera. Potreste anche legarci degli stage, potreste anche legarci appunto gli environment per fare approvazione, eccetera. Ma quello che importa del messaggio di questa sessione è se usate lo YAML, se non usate lo YAML, andate sullo YAML e se lo usate già in un'ottica di, come si può dire, di copia e incolla tra job diversi, usatelo gerarchico. Io vi ringrazio e se ci sono delle domande, sono qui. Sì, Roberto, ci sono delle domande. Allora, la prima domanda è di Bob ed è in fase di pubblicazione di un aggiornamento del web job. Come garantire la continuità di servizio? Gli aggiornamenti a caldo mi hanno causato degli errori sui task in esecuzione. Di solito stoppo il job prima di aggiornarlo. Ok, allora la risposta è che c'è un'opzione di Kudu che dice che l'esecutore, quindi l'app service, invece di usare il file system principale, fondamentalmente se lo congela e usa una copia temporanea. Usa una copia temporanea che sta altrove. Quindi ora non mi ricordo esattamente la settings, ma dovrebbe essere, non so, qualcosa legato però anche alle staging location, non so, una roba del genere, ma c'è una setting proprio da mettere nella configurazione dell'app service che dice che il codice verrà effettivamente
eseguito da una location temporanea. Questo ti permette che cosa? Di poter pubblicare sulla principale e quando poi la principale è cambiata, in modo grazioso, diciamo, l'ambiente penserà al resto, cioè alla risincronizzazione di questa copia temporanea. L'alternativa, che è quella di pubblicare in place, come dici tu, su WebJob, in realtà non dovrebbe avvenire, non dovrebbe essere una casistica reale, più sulle applicazioni web, perché se io pubblico un'applicazione web sopra un'altra, nel momento in cui la sto pubblicando in quell'intervallo di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, sta togliendo cose, ne sta mettendo delle altre, fa crashare tutto. Il web job, se è continuo o che sia triggerato per natura, dovrebbe poter terminare in qualsiasi momento in modo grazioso. Quindi se è continuo dovrebbe esserci un while cancellation token is cancelled legato a un trigger esterno che è quello della piattaforma, e c'è tutto documentato su come poter legare un gracefully shutdown al segnale che ti arriva dall'esterno. Se è triggerato non dovrebbe durare tanto. Quindi in teoria non dovrebbe essere una di quelle robe long running, e se lo fosse dovrebbe anche lui autocontrollarsi sulla cancellazione. Quindi in realtà hai queste due modalità. Io ti consiglio di lavorare sempre sulla seconda, quindi fare in modo che il job si autotermini in modo grazioso. Poi comunque c'è quella setting che ti permette di separare, di disaccoppiare il file system ufficiale da quello di esecuzione. Spero di averti risposto. Credo di sì. La seconda domanda è Daniele che invece chiede: ciao, se non ho visto male, hai creato una singola pipeline di build per fare sia la build che il deploy. Non sarebbe meglio spostare la fase di deploy, esempio upload FTP, sulla pipeline di release? O c'è qualche problema particolare per i web job? Nessun problema, nel modo più assoluto, è solo per semplificare la demo, ma in realtà anche per semplificare la vita, nel senso che finché per complicare le cose fai sempre in tempo, se veramente ti serve per alcuni job magari critici avere una fase di release legata per esempio alle approvazioni eccetera, fallo, e in alternativa per tutta un'altra serie di job io vado, faccio pubblicazione e build nello stesso segmento, diciamo, nello stesso scopo. Ma comunque nessuna limitazione, sei liberissimo. Ok, allora non mi sembra di vedere arrivare altre domande, quindi io Roberto ti ringrazio tutti dell'attenzione e vi auguro buona proseguzione con le altre sessioni di DevOpsConf. Grazie Roberto, aspetta, Grazie aspetta, forse è arrivata una a voi. domanda, aspetta, l'ultimo secondo. Letto, grazie Bob, perfetto. Ok, ok, a posto. Buona proseguzione, buona giornata. Grazie. Grazie, Ciao a ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao, ciao.